I blu contro i rossi, 10 giocatori per parte, due portieri e tanti occhi fissi sulle evoluzioni imperdibili di una pallina. È il gioco del calcio balilla, chiamato anche calcetto o biliardino a seconda delle varie regioni d'Italia. È arrivato nel nostro paese da oltre 60 anni e è ancora in grado di appassionare grandi e bambini. A questo gioco la combattente società polisportiva Fanese, che ha festeggiato di recente 90 anni di attività, dedica la quinta edizione del torneo di calcio balilla Città di Fano, in programma domenica 9 agosto nella sua sede in via Tito Speri 18. Importante novità di questa edizione sarà il torneo dedicato ai diversamente abili, promosso in collaborazione con la cooperativa sociale Il Germoglio. Aperto agli amatoriali e quest'anno, oltre al torneo bambini under 14, abbiamo una novità. Abbiamo fatto un torneo per i diversamente abili, per bambini e anche per persone adulte, tant'è che ho avuto la conferma che un gruppo di persone disabili, ospiti in questo momento del Don Orione proveniente da Firenze, verranno qui a giocare, a divertirsi. Devo ringraziare, cogliere l'occasione per ringraziare il presidente della combattente, il consiglio direttivo, che danno anche quest'anno la disponibilità a questo torneo, ringraziare gli sponsor che mi danno una grossa mano e mi aiutano, e i partecipanti che tutti gli anni si riconfermano e vengono qui a divertirsi. La manifestazione è nata per puro divertimento, ha acquisito negli anni una rilevanza interregionale, attirando giocatori, anche professionisti, da ogni parte d'Italia. La sfida inizierà verso le 2:30, 3, capito, del pomeriggio, poi dureremo fino il primo turno, fino verso le 8. Alle 8 gli faremo una cena, un qualcosa per questi ragazzi, di tutto offerto dalla società La Bocciofila. E poi continueremo fino, secondo me, fino a mezzanotte, l'1, perché la finale andremo a finire quell'ora lì. Ecco, con le premiazioni ci sarà un piccolo pensiero per tutti? Il pensiero sarà per tutti, anche un piccolo regalino, pensiero della combattente, zaini, quello e quell'altro, e parecchi premi ci saranno. In più, come ha detto Gasparello e Luciano, sono contento per questi ragazzi disabili così, però vorrei ricordare che noi facciamo anche scuola, bocce, per il centro diurno che ci sono questi ragazzi, che sono felici di venire qui a giocare bocce. Anzi, li saluto e ci vediamo presto.